Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Dal tavolo regionale sono uscite nuove possibili opportunità di ripresa delle attività del gruppo Selta di Tortoreto, l'azienda tecnologica italiana leader nei settori dell'automazione in ambito energia e trasporti, delle telecomunicazioni pubbliche e private e cyber security. Ci sarebbe un gruppo interessato a rilevare la Selta, che comprende anche lo stabilimento di Tortoreto, che occupa al momento circa 70 lavoratori. L'auspicio è che in tempi brevi vada a chiusura la procedura di gara indetta dai commissari, che possa così consentire la ripresa delle attività. I sindacati però sono cauti. Siamo in attesa che venga convocato il tavolo ministeriale dove i commissari ci vengano a ratificare la vendita del gruppo Selta. Ricordiamo che il gruppo Selta è non solo Tortoreto ma anche Piacenza, Vendina e Roma. Noi siamo stati in regione convocati da una mail dove ci dicevano che avrebbero voluto ascoltarci per parlare della Selta di Tortoreto e ci siamo ritrovati sul tavolo l'amministratore delegato della Digital Platform, che è una delle due competitor all'asta per l'amministrazione della Selta. Noi abbiamo ribadito le nostre perplessità, pur apprezzando il lavoro che fa la regione, che comunque si prodiga per le risoluzioni delle vertenze, ma in quel tavolo abbiamo detto che comunque per noi era solo un incontro interlocutorio, in quanto noi rispettiamo la procedura in essere, che è quella dei commissari. Quindi stiamo attendendo al Ministero dello Sviluppo Economico che i commissari ci convocano per dire finalmente che ha vinto l'asta della Selta di Tortoreto, Piacenza, Roma e Avellino, e lì continueremo e molto probabilmente instaureremo un dialogo con i nuovi proprietari se ci saranno comunicati. Ecco, dialogo che deve passare soprattutto dietro alcune richieste che sono quelle del futuro, non solo del comparto ma soprattutto delle maestranze, a prescindere da chi sarà il soggetto che acquisirà e continuerà a investire a Tortoreto, perché conta che Tortoreto resti come polo produttivo. Sì, esatto, noi non abbiamo pregiudizi per nessuno, però ci auspichiamo e chiediamo anche ai commissari che chi acquisisce il gruppo Selta di Tortoreto abbia un progetto, un piano industriale che duri nei decenni, che non possiamo tornare qui a riparlare fra un paio di anni delle stesse cose.